Buonasera, siamo nel salottino COP di A Tutto Volume in compagnia di Guido Conti. È già stato proprio al nostro festival per presentare le Nilù, la cicogna Nilù, che poi è stato tradotto in tantissime lingue. Quante? Almeno 6, tra cui il coreano e il cinese, quindi non so cosa abbiano tradotto però. Anche in questo caso ci sono degli animali, in particolare volpi, però il titolo del libro di questa 14ª edizione è La siccità, un tema in realtà molto attuale, e però è anche un romanzo che affronta tanti temi, giusto? Cosa troveranno i nostri lettori? Allora, prima di tutto è un romanzo di formazione, perché parla di un ragazzo che vive un'estate siccitosa, veramente accaduta dal 2017-2018, per cui è stata una siccità vera che c'è stata almeno 3 anni fa in tutto il nord Italia, e non pioveva, e ci sono stati degli animali che sono impazziti, e in particolar modo il romanzo inizia con questi tassi che scavano sotto il cimitero di Montubeccaria, e da lì parte questa storia dove si raccontano le follie degli animali, ma gli uomini vengono messi in una condizione estrema, per cui rispondono in maniera estrema a una condizione che li metterà alla prova. Ci sarà un tema che è quello del lavoro, perché questo ragazzo sente il desiderio di tornare a lavorare in casa con il padre vorrebbe che colui continuasse la sua vita, però è una vita difficile, ad esempio ci sono piccole e grandi aziende che hanno grandi difficoltà a sopravvivere a queste trasformazioni sociali, economiche, culturali e anche climatiche veramente straordinarie e difficili. Questo è un libro che ho scritto 3 anni fa, è diventato profetico adesso l'anno scorso, spero che non lo diventi ulteriormente, perché non solo parla di siccità ma anche di quanto piove male e poco. È un libro che dovrebbe aprire la coscienza, esatto, diciamo così, delle persone rispetto non solo alle questioni climatiche, ma anche come tutto questo si riflette sulle condizioni economiche, sociali e i cambiamenti culturali che comporterà questo cambiamento climatico. Grazie mille a Guido Conti. Grazie a voi di Tutto Volume. Della siccità.